Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca insieme alla vita eterna. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei.
Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti, neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, gli diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Grazie, siete venuti convocati dallo Spirito, ci siamo ritrovati insieme perché oggi è il giorno del Signore, un giorno importante da sottolineare, senza distrazioni, riposandosi, facendo cose belle, non perdendoci in frivolezze o nel lavoro. Penso che il tempo dell'incensazione del Vangelo sia servito a metterci nei panni di questa folla strana, eterogenea, che seguiva Gesù da tutte le parti. La cosa interessante di questo brano del Vangelo è che è l'unico, non ce n'è un altro, l'unico, usiamo il linguaggio di Giovanni, l'unico segno che è presente in tutti e 4 i Vangeli, non ce n'è un altro. Il che significa che era molto presente nella comunità cristiana e che è stato tramandato fino ad arrivare sotto forme diverse a coloro che hanno composto i Vangeli, e ciascuno ha posto questo segno all'interno del proprio racconto, della propria teologia, che vuol dire il proprio modo di vedere Gesù, in modo che ci venga presentato non come una cosa semplice, ma come un Signore da godere, e ciascuno di Gesù gode la parte che gli piace di più, come lo vede lui. E vi siete accorti che Giovanni, lo sapete, è tipico del suo Vangelo, non parla mai di miracoli, parla sempre di segni, e questo è uno dei 5 segni del libro dei segni, come molti studiosi amano chiamare la prima parte del Vangelo di Giovanni. E allora, se è un segno, bisogna interpretarlo. I segni vanno interpretati, vanno capiti, soprattutto se siamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni e sappiamo che dopo questo segno c'è quella fantastica spiegazione del segno, che è il discorso sul pane della vita che Gesù ha pronunciato nella sinagoga di Cafarno. Non credo sia tempo perso quello di sforzarsi un po' di immaginare. Se qualcuno di voi è stato in quei luoghi, non fa nessuna fatica. Chi non c'è stato deve sforzarsi un attimo. Siamo in riva a un lago molto bello, a un lago molto grande, che è 300 metri sotto il livello del mare, che è alimentato dal Giordano, che entra da nord e cresce da sud, che se poi va a finire nel Mar Morto. E questo è il centro della prima parte della vita di Gesù, della sua predicazione, dove ha raccolto i suoi discepoli sulle rive di questo lago. E lì si parla di una montagna, evidentemente, essendo sotto il livello del mare, tutto quello che era attorno sembrano montagne, profili. Mi ricordo la prima impressione che ho avuto, che poi non mi ha abbandonato più, quando per la prima volta ho visto
Dopo l'ho rivisto per altre 50 volte, ma per la prima volta che ho rivisto il lago, la cosa che mi ha colpito di più era il profilo delle montagne, perché il profilo delle montagne non cambia nel corso dei secoli. E quindi pensavo che gli occhi del Verbo incarnato hanno visto lo stesso profilo che vedevo io in quel momento. Ma questo è il miracolo che sta succedendo in questo momento. Davanti a noi abbiamo il profilo delle montagne attorno al lago di Tiberiade, il profilo di questo luogo delizioso dove hanno ricostruito una chiesa con i più belli mosaici di tutta la Palestina e dove si ricorda uno dei posti dove si ricorda la moltiplicazione dei pani. E noi siamo seduti per terra, in mezzo a noi c'è Gesù. Tra un po', vedete, sull'altare ci sono dei piccoli pezzi di pane e verrà distribuito e ce n'è per tutti. È l'unico Signore e che si ciba di questo pane mangiando la stessa cosa diventerà un solo corpo, uniti in una unità profonda. E Gesù dice: sedetevi e date da mangiare a tutti. La gente che era lì, nessuno era battezzato, forse qualcuno aveva ricevuto il battesimo di Giovanni, ma era molto lontano, difficile che si siano spostati fino a lì. E quindi sono le masse per le quali Gesù è morto, e quando noi mangiamo Gesù noi dobbiamo morire per le masse come ha fatto lui e riconoscere che ogni donna e ogni uomo è nostra sorella ed è nostro fratello. E la domanda che viene di fronte a noi, questo è il cristianesimo, fuori da questo è difficile dirsi cristiani, ma la domanda diventa: sì, ho capito, ma e cosa faccio? Posso mica preoccuparmi di tutti? Ne conosco talmente pochi, e già quei pochi che conosco, circa la metà vorrei non conoscerli, e l'altra metà, solo una decina riesco a tenermeli vicini, gli altri cosa posso fare? Alcuni poi sono così antipatici, si mettono nei pasticci per qualcosa che sembra colpa loro, per cui l'istinto di dire adesso arrangiati è fortissimo, è ragionevole, la maggior parte della gente fa così, io dovrei fare diverso solo perché ho fatto la comunione. E mio caro, mia cara, devi essere diversa, è diverso solo perché hai fatto la comunione, non ci sono alternative. Sedetevi e date loro da mangiare e date loro che cosa? E qui vorrei agganciarmi alla finale del Vangelo. La maggior parte della gente, dopo aver mangiato, si capisce perché era lì, non perché aveva fame della parola di Dio, non perché voleva essere perdonata dal peccato, non perché con commozione ha scoperto la misericordia, ma semplicemente perché voleva riempire lo stomaco. E trovato uno che gli risolveva i problemi della pancia, bisogna che sia lui re. In quel momento il potere, chiamiamolo politico, c'è sempre un potere politico, ahimè, il potere politico era tenuto dai romani, i quali lasciavano vivere con una certa tranquillità a condizioni che pagassero delle tasse pesantissime, e Pilato aveva ridotto la Galilea in un popolo di poveracci per tirar sui soldi, perché lui voleva diventare senatore del senato romano e doveva pagare 1 milione di sesterzi perché non era nobile. E allora questa gente malcapitata che vede Gesù che gli dà da mangiare ha detto: abbiamo trovato, eliminiamo i romani che erano insopportabili, prendiamolo per farlo re. E Gesù scappa. Questa fuga di Gesù ci dice una grande cosa. Ci dice che l'ordine del giorno della nostra vita, e questo almeno per me, non so per voi, è la cosa più complicata e difficile. L'ordine del giorno della nostra giornata, l'ordine del giorno del nostro futuro, dei nostri desideri, non dobbiamo scriverlo noi. Se abbiamo in mente magari persone devotissime, magari anche persone con grosse responsabilità nella Chiesa, come no, che però scrivono loro l'ordine del giorno e chiedono a Dio un aiutino, e si arrabbiano anche se questo aiuto non viene. E invece Gesù si sottrae: non chiedermi che ti riempia la pancia, quelli sono fatti tuoi. Semmai poniti seriamente il problema e vedi tu come fare, di non riempire solo la tua. Gesù ci dice un'altra cosa. Gesù vuole che noi andiamo all'essenziale della vita e che non coltiviamo delle piccole speranze, ma che coltiviamo la grande speranza dell'immortalità.
La cosa impressionante del discorso che farà Gesù a queste folle che avevano la pancia piena del pane, quindi magari avevano anche un po' di sonno perché dopo mangiato uno si addormenta un po' e quindi magari a Cafarno si erano addormentati, adesso abbiamo mangiato, adesso basta, cosa ci racconti ancora? E Gesù in questo discorso che spiega il significato di quella moltiplicazione, vedete, non mangiate semplicemente il pane per il quale poi morite, mangiate il cibo che non muore. E allora da questa Eucaristia noi dobbiamo prendere il cibo dell'immortalità. E il cibo dell'immortalità è qualcosa che non riguarda dopo la nostra vita, di cui sappiamo ben poco. Riguarda la nostra vita di adesso, che deve andare a cercare ciò che conta davvero. Deve andare a cercare ciò che rappresenta qualcosa di grande ed importante. E questo è un discorso che in questo momento, non so se voi siete d'accordo, in questo momento storico della Chiesa vuol dire riscoprire che cosa ci sta a fare la Chiesa. Adesso che per la stragrande, almeno in Occidente, la stragrande maggioranza della gente la Chiesa non serve assolutamente a niente, anche perché ognuno c'ha il suo Dio, eventualmente in Chiesa va per chiedere appunto un tozzo di pane, noi dobbiamo interrogarci, ma che ci stiamo a fare? Ma di che cosa dobbiamo parlare? Ma che cosa dobbiamo dire? Che sogno abbiamo in testa? Che tipo di umanità ci immaginiamo? Qual è la cosa più importante per il quale vale la pena di spendere la vita? E Gesù ci dice: dividete il pane. E allora noi dobbiamo ricordare quello che ci ha detto il Vangelo di Matteo alla fine: avevo fame e mi hai dato da mangiare. Fame, quelli che hanno la pancia piena hanno fame di tante altre cose. C'è gente che ha tutto e sta così male, perché in realtà non riesce a dare a quell'altra fame che gli rende infelice la vita. Ma noi abbiamo le parole che rendano felice la vita. Ma noi abbiamo il corpo che dà la vita eterna. E la vita eterna non è quella dopo la morte, questo in Giovanni è chiarissimo. La vita eterna è quella vissuta nella carità, già da adesso. E soprattutto della carità di Dio. Allora la prima cosa che siamo qui, qualunque sia il nostro stato d'animo, quello che sta succedendo nella nostra vita, ciascuno di noi ha i suoi problemi, chi più chi meno, a parte che non si può fare una graduatoria. Quelli che io per me sono il massimo perché ce li ho io. Magari tu li hai più piccoli o più grandi e per te sono il massimo perché ce li hai tu. Ognuno di noi ha i suoi problemi. E cosa dobbiamo fare? Dov'è la vita eterna? La vita eterna vuol dire cominciare a vivere la testimonianza dell'amore di Dio nel nostro cuore, sentirci amati. A volte è facile, a volte si confonde l'essere amati da Dio da qualche emozione religiosa, da un momento un po' particolare. Ma sentirsi amati da Dio quando ti senti non amato da nessuno, non riesci a trovare il nome da dare a questo amore, ti sembra campato per aria. Eppure devi ripartire da lì. E per essere sicuro che l'essere amato da Dio, che si chiama carità, carità non è quella che si fa ai poveri, la carità è quella che Dio fa a noi. Noi siamo tutti disgraziati, graziati. Noi siamo tutti poveracci, arricchiti. Da che cosa? Dalla carità di Dio. E allora il Signore ti dice: guarda, se vuoi capire e cominciare ad avere sinceramente la speranza della vita eterna, devi fare due cose. E il Vangelo ce lo dice, e così cerco di finire. Quando dice: raccogliete perché nulla vada perduto. Riempirono 12 canestri. A me piacerebbe essere in uno di questi canestri. E senz'altro il Signore tutte quelle persone che noi li consideriamo scartate, Lui li mette nei 12 canestri. I 12 canestri non è detto che siano nella Chiesa, potrebbero essere anche fuori. Ma tu nel canestro, nel canestrello, nella borsetta che hai, metti dentro qualcuno di questi qui scartati. Non trattarlo male perché non è vestito bene, non prenderlo in giro perché parla bislacco ed è molto ignorante, non credere che valga meno di te perché prende un quarantesimo del tuo stipendio. Tu puoi anche andare in chiesa, ma se nel tuo cuore consideri così le tue sorelle e i tuoi fratelli, hai perso tempo. E allora noi dobbiamo proprio imparare da Gesù, quindi di capire che la vita eterna è anticipata dall'amore.
Finisco con un pensiero: è molto bello che ci siano qui delle monache che col loro stile di vita, con la loro scelta di vita, è come se anticipassero il paradiso. Non è detto che amino Gesù più di noi, io lo spero, senz'altro più di me, non ci vuol molto, ma non è quello il senso, è che loro ci anticipano il paradiso. È bello pensare che insieme alle monache a celebrare questa Eucaristia ci siano anche delle persone sposate, in particolare due cari amici che festeggiano proprio oggi l'anniversario del loro matrimonio, e capire che quell'amore lì è un amore che fa la Chiesa, è un amore che cambia l'umanità, e che quell'amore lì, anche quando è vissuto in modo tormentato, è un piccolo grande segno dell'amore di Dio, e che quando nasce un amore qualsiasi, un movimento di tenerezza, di bontà verso qualcuno, lì c'è Dio. Noi lo cantiamo, ma non è una canzonetta. Dove c'è carità e amore, lì c'è Dio. Dove c'è la carità di Dio, c'è Dio. Ma Dio ha detto: siccome voi non mi vedete, è la vostra carità che fa vedere la mia presenza. Allora voi capite che noi non dobbiamo chiedere a Gesù dei miracoli, noi dobbiamo chiedere un solo miracolo, che la carità con cui ci ama, prima di tutto la scopriamo, e dopo averla scoperta la distribuiamo a chi? Cominciando dai 12 canestri avanzati. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione di tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ricordando quello che l'Eucaristia ha fatto di noi, andiamo in pace.